Buonasera ragazzi. Siamo in onda? Siamo in onda. Stavo pensando come quella volta. Ora triste. Non siamo soli. Prima puntata del 2015 con i destini intestini. I reflussi intestinali. Ah, scusami. Qui a Radio Mugnano. Qui siamo a Radio Mugnano. Maledetti bastardi. Comunque, purtroppo ci ha lasciato in alto nei cieli il caro nostro amico Alessandro, il nostro collega pluriperato. Condoglianze, ragazzi. Vediamo i capelli. Scappelliamoci per. Diciamo il nostro. I capelli, non so se. Il nostro altro collega pluriperato, oltre a Domenico. Però forse tornerà, perché tornerà un po' più grasso del solito, che è andato a mangiare a Benevento. Però speriamo. Perché Benevento si ingrassa? Dalla nonna e dagli zii, e quindi l'avranno fatto fare come il porcelluzzo. Comunque siamo qui con chi abbiamo detto? Con i destini intestini. Destini intestini. A radio? Baia. Paraculo. Ok. Io ascolto Radio Baiano. Non sono netto in più. Che cos'è questa cosa triste? Comunque, adesso che vi abbiamo presentato, ci dite cosa cazzo volete voi qui da noi. Allora, fondamentalmente, per chi ci ascolta, sai, noi siamo venuti qua per fare un appello al mondo. Al mondo. Zero, che... Buon anno. Siccome, sai, siamo in tempi di crisi. Crisi proprio nera, l'acqua è poca, ma per non galliccia. Tu sai, grossa crisi. Cose the varie. Paper of the gets of done. Se qualcuno vuole fare un'offerta, così incidiamo questo CD che è pronto praticamente. Un'offerta, cioè, nel senso, che offerta? Un'offerta libera dai 10.000 euro in su. A posto. 10.000 euro in su. Sì. Stiamo facendo crowdfunding. Ma non per forza in contanti, State preparando un tour mondiale. Va bene, assegni circolari, sì. Fondazioni shake, no, vabbè, no, però almeno sono umili, vedi? chi accetterebbe solo 10.000 euro? Dai ragazzi, ti spediamo nel nostro Panfilo poi, alla fine di tutto. Alla fine di tutto, sì. Che poveracci. Questo appello secondo me è fatto. Ma io direi. Quindi ce la possiamo andare. Presentato. No. Singolarmente. No, prima vi presentate e poi ve ne andate. Ah, ok. Okay. Comunque io qui a Radio Baiano sono venuto perché mi hanno detto che c'erano le gruppi. E infatti. E sta lì, quello il grassone dell'acqua. Are you my virgin? Ci manca Alessandro, ma abbiamo Nino. Ma lui è le gruppi proprio. Le ha mangiate tutte. Abbiamo pranzo a Benevento. Non barisce, insomma, come al solito. Fermati sul divano, ti prego. Va bene. Basta, ragazzi. Okay. Presentiamoci. Sono Alessandro, ho 28 anni quasi, voglio la pace nel mondo, sono il numero 26. Questa non è Miss Italia. Non siamo a Miss Mugnano. Sono Alessandro Dell'Erba e sono il bassista dei Destini Intestini. E dove stai? Baiano. è uscito scritto, Baiano. Non ti puoi mettere Baiano. Ma io sono Dario Bonavita. Si dice così perché sennò non rende. Ciao, sono Fru e sono la batteria dei Destini Intestini da un po' di tempo. Sto facendo outing. Io sono Adriano, Maria, sono venuto qui per conoscere Destini perché sono il mio sogno. Sei un fan, sì. Soprattutto il cantante, anche se è un po' antipatico, però. Se avessi i capelli sì, sarebbe un figo pazzesco. Ma non hai pensato di fare un live con una parrucca? Per vedere la reazione. Più vicino a loro. Oppure fare il bank una volta. No, noi andiamo al trapianto. E 10.000 euro è compreso anche quello, cioè lo spese extra. Si possono dire le parolacce? Donate un po' dei vostri. Ok, dai, il culo, allora gliele non li ha voluti. Billy è una parola. Da quando Billy è una parolaccia, scusa? No, era culo che no. Da quando culo è una parolaccia? Del. Ma che decidete il razzo? Avete il
quinto prossimo componente del gruppo, sì, tutti quei capelli. Sì, sì, esatto, infatti ah, forse la parolaccia è la faccia di Adriano. Vabbè, comunque cogliamo l'occasione, per ora siamo in quattro, ma prossimamente saremo in cinque. Stiamo lavorando per essere in cinque con Stefano Capolupo. Stefano Capolupo ha l'altra chitarra, la seconda chitarra, che colgo l'occasione per salutarlo, che ci sta ascoltando da dietro a questa porta. Ciao Stefano, ci fate i gesti d'amore. Salutiamo LOL. LOL. Ciao LOL. Anche un saluto a quei pochi a cui abbiamo detto che siamo live in diretta. Quelle poche. Sì, devo dire la verità, è stata la prima volta che un post di Radio Bene è stato condiviso 17 volte. Di solito lo condivido solo io, mi prendo anche gli insulti della gente. No, noi abbiamo qualcuno che ci sta ascoltando, probabilmente anche mia madre. Ciao mamma. Quindi non parleremo di droga, no, alcol. No, ma lo sa perfettamente. Mia madre oggi a pranzo mi ha chiesto, perché sono tornato a pranzo dai miei genitori oggi, che non li vedevo dall'anno scorso. Mia madre mi ha chiesto: ma oggi che devi fare l'intervista radio? Sto talmente in coma. Ho detto: ma non lo so. Non lo so. Forse vado a Reggio Emilia. Ah, perché siamo a Mugnano? No! Mi ricordo il Napoli Green Code. Sapevamo anche la mamma di Domenico, che sicuramente ci sta ascoltando. Mia mamma non mi caga, quindi meglio così. Ciao mamma, guarda, detto come questo, uccido la mafia. Bravo. Detto questo, voi cosa fate nella vita? Cosa fate suonando? Cosa suonate? Cosa ci fate? Cosa volete? Cosa vogliamo dalla musica? Voi cosa fate? Qual è il vostro genere, le vostre persone a cui gli artisti a cui vi avvicinate, a cui vi ispirate, eccetera, eccetera. Dai, chi vuole esprimersi? Chi comincia? La lista è lunga, possiamo fare anche 15 artisti a e testa. E non sarebbe comunque completo il progetto. Vabbè, Ciccione, Tony D'Angelo. Gigi D'Alessio, ce la fate in un'ora e mezza. Giovanna Cicci. Ma più o meno. Caffè, grazie. Mi fanno doppio. Noi ci orientiamo verso il rock, sostanzialmente, alternative. Potremmo dire, però la parola alternative è un calderone fin troppo ampio per intendere, per andare a specificare. E se poi dobbiamo parlare delle nostre influenze, sono tantissime, sono molto, veramente. A me quella a Natale è stata brutta. Esatto. Per l'appunto. Tra l'altro Fabio la prende un'influenza ogni volta che noi dobbiamo come gruppo suonare. Dobbiamo fare un'uscita, cioè dobbiamo fare qualcosa. Appena chi? Ma chi? Scusa. Tu. No, chi è Fabio? Ah già, perché lui sta dai, mi pare che io mi chiamo Fabio. Ah, piacere. Non c'è un nome, dacci un nome. Io per esempio posso dire, quando ho ascoltato la prima volta di Alt F4, ho detto Ligabue. A voi, quando vi ascolta la gente, cosa pensa della prima? Tu cosa hai detto quando hai ascoltato i pezzi di Destino Intestini? Non hai ascoltato i destini. Se mi hai scoperto! Peppe, tu cosa hai detto? Il primo pezzo che ho ascoltato, dato che era parlato, ho detto questo sono. Si ispira di massimo volume. Poi ho visto la canzone e ho detto no, forse proprio non. Se il minimo volume. Sì. Il minimo volume. No, perché iniziare con la canzone. No, assolutamente. Io ascolto in magazzino. Le segni poi dopo bestemmie. Esatto. Alla fine, guarda, ragazzi, se parliamo di influenze ci sono sicuramente e si sentono. Però, per esempio, per quanto ci riguarda, preferiremmo essere accostati più ai Destini che a altri gruppi. Cioè, okay, e per questo il calderone, per questo il calderone di prima, noi cerchiamo di miscelare più o meno tutti per cercare di creare qualcosa di nuovo, di innovativo, almeno per noi, che possa sorprendere o sorprenderci. Che poi ci hanno detto for president. Quindi a quando ho capito lui non ha mai detto tutte queste parole di senso compiuto insieme. Raramente. Successo, ma soprattutto senza le scritte davanti. Le prime tre parole unite. Soprattutto dopo Capodanno, dopo questo Capodanno. Noi prendiamo la registrazione, tagliamo questo pezzo e lo mettiamo come jingle. Grandi ragazzi. Quindi niente spot per dopo. Ce l'abbiamo già. L'ho fatto. Vi ho parlato un'ora e mezza, quindi no. Cioè devi stare qua dentro e devi morire. Si suda. È normale, cioè, noi la usiamo pure come sauna d'estate, veniamo qua. Beh, e ci sudiamo. Si sente. Questa è la spugna. Ascoltate bene, ispirate, questa è essenza di Verona. Wow.
altro che Pino Silvestri. O di Monte Precluso. Non nemmeno essere. O i peli d'oca. In realtà è lui. Io però direi tutte queste cose davanti alle gruppi. Mi sembra proprio. Ma è lui Termosifone che quello perché mi pensa vicino a un muro. Eh beh, ci vogliamo sentire un primo pezzo loro. Ma sì, sentiamoci. Anche perché io sicuramente l'ho ascoltato, ma forse. Guarda che secondo me è più probabile il contrario. Qua l'unico che l'ha ascoltato, cioè sono loro. Cioè, sono forse io, quello fuori. Forse quello fuori. No, no, neanche ma gli accordi. E neanche tutte. Questa come si chiama? Questa si chiama Poco Prima della prima traccia dell'EP che avete. L'EP Hour. Quando è uscito questo? Vabbè, in parte facciamo la prima ascolt-sentire. Il coraggio di abbandonare questo letto dovrebbe essere la dimostrazione della fiducia che ripongo in questo mondo. Ma oggi no. Oggi è diverso. I miei pensieri hanno cominciato a prendere forma in modo inatteso. Alzati. Mi osservano, mi comandano, sì, mi giudicano. Guarda avanti. Mi intrappolo in un vortice senza fine. Rifletto. Cosa succederà? Di fronte ad un bivio. Davanti ad una scelta. Cosa farai domani? In preda ad una decisione da prendere. Non ti arrendere. Cosa cambierà? Come vorrei fermare il tempo nell'attimo non in cui la paura di andare avanti mi blocca. E poi? Come vorrei fermare il tempo? Poco prima. Il bivio che divide ogni opportunità ti rende fragile e vulnerabile, sorpreso dal tempo a fissare il momento dell'attimo che sarà, non tornerà, non tornerà mai.
Siamo in diretta. Rieccoci. Mi è piaciuta la canzone. A voi è piaciuta? Quanto è piaciuta? Tantissimo. A noi sì. Non lo so, io ho sentito uno che cantava. Quella è una cosa a parte, cioè lui è fesso di persone. Il cantante, vero? Almeno appena il nostro incredibile cameraman Sbarretta Gruppi ci dirà ok, potremmo partire con un incredibile live. Non lo so, silenzio. Quando vuoi. Possiamo, andiamo. Premuto già. Andiamo, la festa, sì. Festa planetaria. La cosa che conta di più è il concetto di te. Puoi sembrare chiunque ti voglia, resti sempre cosciente, è fantastico che saresti disposto a nasconderti per sempre, di sembrare a te stesso di essere qualcuno. Grazie a tutti.
Ma per me no. Un po' di emozione. Il primo live acustico in radio, ragazzi. Primo live acustico in radio. Siete stati doppiamente sverginati. Come vorrei. Esatto. Questa è. Questo è l'estratto di uno degli ultimi brani di nostra composizione, che si intitola Quarto, ed è una sorta di tutto il brano si intitola Quarto ed è una sorta di B-side dei vinili, cioè un 25 minuti di rock alternative progressive mescolanza con elettronica, dubstep, eccetera, varie cose. Sì. E questo è uno spezzone di questo pezzo, sì, riarrangiato in acustico ovviamente. Tutta la prima parte non ce la siamo sentita di riarrangiarla in quattro ore di prove ieri, ragazzi, scusateci, ma è stato capodanno per tutti. Ma pensiamo, in quanto abbiamo solo 2 ore. No, potevamo fare tutto in 25 minuti, però non. Noi facciamo tutto l'album. Guarda, abbiamo passato tutti i Locus Amerus una volta, un bel album rock, 17 minuti. Li conosciamo. Abbiamo fatto fare tutto l'album, quindi non abbiamo paura di nulla. Bello, voi avete avuto questo problema di dover ascoltare i Locus Amerus, a voglia. Ciao ragazzi, vi vogliamo bene. Dai, ci saranno mai ascoltati. Assolutamente, saranno. È un genere che non è. Sono gusti. Tra l'altro suonando in vari contest noi con Destino in Destino, perché purtroppo le realtà avellinesi sono un po' misere, ok? Voglio farla proprio sta denuncia, vai, para. Sono proprio misere. Ogni settimana diciamo realtà, sempre. Esatto, la realtà avellinese, oddio, a differenza di, per esempio, ti posso dire 10 anni fa è molto molto misera, cioè suoniamo in un. Ma sentito, è molto molto una. Misero. Ho detto una realtà. realtà è misera. Realtà di merda, ragazzi, no. Realtà di merda. Bravo. Io lo dico, lo ribadisco, Fru for President. Lo fate. Ma pensavo a merda. Neanche Gianni Morandi. Ma perché non è possibile che un gruppo di Avellino stesso per suonare debba andare a elemosinare qualcosa a qualcuno, cioè. Mi dico solo, abbiamo suonato più a Pozzuoli, esatto, che ad Avellino. Sì. Vari, ma anzi, ci vogliono proprio bene. Proprio per questo dicevamo. Andiamo di casa. Ma sono tutti sordi a Pozzuoli. Proprio per questo dicevamo, avendo suonato. Tu non puoi avere più una radio. Mi stai provando in tutti i modi, devo distruggere tutto. Non puoi più avere una radio attiva. Comunque, cioè, avendo suonato a vari contest fuori proprio dall'Interland irpino, proprio diciamo, da questa realtà, sì, Under the Dome, come si chiama? Avellino, sì, proprio Under the Dome. E comunque, avendo suonato a vari contest, abbiamo conosciuto tantissimi gruppi emergenti, gruppi che fanno brani inediti e sperimentano varie cose. Bravissimi, ragazzi, c'è una realtà nell'underground campano che è spettacolare. E non riusciamo. Non solo campano. No, io sto parlando del campano, quello che i contest a cui abbiamo partecipato noi qui in Campania. Cioè, oltre il territorio alpino. Sì. Soprattutto a cui ci riferiamo. Là c'erano veramente gruppi bravi. Certo, il sistema di funzionamento del contest era sempre quello che ti va a limitare. Della gente. Perché se però, un gente gruppo di quindicenni si portano la festa di. Ma non puoi. Non puoi tu di Avellino portarti le persone a Napoli. Appunto. Oddio. Vabbè, abbiamo avuto anche un discreto. Cioè, un buon Bagnoli. Dio, no, i ragazzi. Per noi sono venuti tantissimi amici da qua, infatti ringraziamo veramente tutti che ci seguono sempre, ma non potevamo contro chi abita 2 minuti dal locale. Si porti le nonne che si addormino mentre sono un gruppo rock. Vabbè, basta che non c'è il nostro. Manca proprio la base. La nonna ha preso una sambuca. No, secondo me no, è che se no non sai sapere chi va là. Ma nemmeno una sambuca. Poi il problema è anche che al 2 il beat di Piana Sambuca c'è la rustimento. Anche una nonna, questo. Alla fine finiamo sempre per smerdare tutto quello che diciamo, incredibile. Il problema è sempre quello, che nessuno ascolta la musica nuova, tutti vanno alle tribute band. Vogliono cose per. Voi come siete in modo di avere gente nei destini? Sì, non ce l'abbiamo. Già ce l'abbiamo, hai fatto viscerale.
Sì. Abbiamo la tribù stupenda del sinistro. Però sono la particolarità è che il cantante ha i capelli lunghi, gli altri sono pelati. Sono loro in un universo parallelo. In un'altra vita. Ma lui è calvo. Lui è fatto viscerale, lui ancora ci deve entrare. O i trend ce l'ha da qualche altra parte. Adesso ancora lo devono inserire perché ancora. Ancora non c'è. Appunto, non ci può mai essere ancora. Comunque. Volete fare qualche domanda sui pezzi? Sì, abbiamo, anche quello la prima che abbiamo mandato. Poco prima. Bam 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 bam. Volevo sapere chi di voi scrive i testi delle canzoni? Tutti. Io so una cosa. Abbiamo un ebreo in cantina incatenato. Siamo una scintilla. Ottima scelta. Io so una migliore. Dici. So una cosa. Voglio sapere se è bene. Vai. Che mano il Luigi Limone non. Salve. Ciao Leo. Lontana Spagna. È a Toledo. Ci seguono fino a Toledo. Volevo sapere, è vero che pescate il nome di un tizio e quel tizio porta qualcosa? Sì, è capitato. È stato fatto, sì. È stato fatto. Però non era una puttanata. No, non era una puttanata. Sai perché? Allora, all'inizio, visto che ci siamo dedicati esclusivamente alla composizione di brani inediti, ci chiudevamo nel garage e componevamo, però ognuno di noi già aveva qualcosa in cantiere sicuro da mettere, quindi un riff, qualcosa, due frasi buttate là a cazzo, diciamo, e tipo, come fai a organizzare tutta questa cosa? Estrazione, bottiglia di vino, estrazione, il nome che esce. Ma il vino è presente? Il vino è presente, sì. La pillola si chiama. La pillola ufficiale. E ora è la pillola, Dragani, abbiamo sciolto il contratto. Lo sponsor. Sì, sì, poi noi siamo endoster della Monster. Un consumo spropositato. Portiamo avanti noi l'azienda della Monster. Hai visto? Vabbè, sta per partire una linea di Monster, destino intestino. In magliette. E quindi sì, è capitato il fatto dell'estrazione. Oggi chi esce? Oggi esce Fru. Ah raga, allora lavoriamo su questo giro qua, per esempio. Sì, sì, è capitato. E così abbiamo fatto 4-5 pezzi proprio a tipo, volo. Poco prima, se non mi sbaglio, la tua estrazione. La mia estrazione poco la prima. Tua, vero, esatto, la mia estrazione poco prima, sì. E cos'hai portato? Un giro di chitarra? Era un giro di basso con varie parti, eccetera. Poi allargato. Di solito quando capita, per esempio, per i testi, ci riuniamo, raga. Questo flash qua, ci siamo fatti uno flash assieme, per esempio abbiamo pensato, vi ricordate quando abbiamo parlato di quella volta, i limiti eccetera eccetera, e poi comincia il ragionamento. I limiti matematici. Poi si crea un'immagine, esatto. Poi in base a quell'immagine uno cerca un po' di... Dato che il secondo pezzo che sentiremo è Ernia, dopo ci fai il racconto... come ti sei operato all'Ernia. Ah, no, nel dettaglio. La nostra fama ci precede. Però voglio il racconto come l'hai fatto al Blackhouse quando... Chi si ricorda? Al Blackhouse ho fatto anche una versione diversa. C'avevi ancora il... La versione mai sentita. Tu non c'eri, no? Io non c'ero, no. Se c'ero dormivo. Ho detto, io ho fatto outing in questo momento. È da adesso che sono con l'intestino. Sei un nuovo intestino. Sì, sì, sono preso intestino. Per strada mentre arrivavano in radio. Ti hanno trovato che cantavano in un cesso. Come Barney. Tu, ma tu suoni, vieni, c'ha la barba, andiamo. Barba, capelli lunghi, musicista, vai. Che suoni, quello che volete, ragazzi, non fa niente. Che ho batterista di gol, volevi fare tutto. Io veramente sono i campanelli. Ci sento. Ci guardano. Questa canzone, quindi vi è venuta così, questo pezzo live. Poco cioè. Prima. Ah no, questo qua. Quarto. È un ragionamento ampio, da B-side. Cioè, come ti è arrivato a dire, voglio fare il B-side di un... Voglio fare 25. Allora, onesto con i ragazzi. Onesto, sono presentati i ragazzi vicino a me, ha detto Fru, perché non facciamo un pezzo di 20 minuti? E ho detto no, voglio, deve essere almeno 25. No, in realtà era facciamo un pezzo lungo. No, se ti risponde uno, no, facciamolo lunghissimo. No, ancora più lungo. Deve essere almeno 25 minuti. Almeno 25 minuti. E poi abbiamo un MP. Esatto, poi c'era già la parte di un testo già scritta, quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo lavoro ed è nata quarto proprio, ed è nato questo brano. Il brano che sta in mezzo. Esatto. Quindi... è una figata assurda. Dipende. Stavo parlando anche di poco prima, però. Non dimentichiamoci di poco prima.
pure. Sì, però stai calmo, vero? No, no, io qua mi devo bacchettare. Stai calmo. È lui. Io sto calvissimo. Stai calvissimo. Tra l'altro abbiamo salutato anche a Monte Calvo, vabbè. È stato bellissimo vedere Adriano che salutava Monte Calvo. Mi sono sentito a casa che non potevo immaginare. Mai sentito me. Però non ci volevo essere. E a Calvi quando suonate? Calvi mo quando perderanno i capelli. Perché di per momento è uno su. Ah, uno vedo difficile. Calvo. Vabbè, no, abbassa già due, capito? Calvi almeno. Già due. Perché non ti rasi? No? Zero. Ma stiamo facendo un programma. Ma non sarebbe perdita di capelli, cioè. La salsa non sarebbe perdita. Comunque, andiamo poco prima. Tu poco prima. Tu Domenico. Tu, il caro Domenico, nel frattempo mi mandava il pezzo con le cuffie nelle orecchie e lo cantava. Che mi conosco già da un po'. Perché tu ci hai detto che ce l'hai anche messa nella macchina. Bravo, bravo. Grazie. Bravo. Sei un baracuto. Tu non l'hai ascoltati proprio, quindi ascolta. Non ne hai proprio parlare. Non ne hai prove. Sono solo infamia e maldicenza. Com'è il figlio del vento? Scusami, me la ricordi? Sono tuo padre palla e fine. Comunque, io che l'ascoltati, volevo sapere una tua impressione. Prima diciamo, fai finta che loro non ci sono adesso. Mamma mia. Molto attento. No, tappate le orecchie, Noi non ci siamo, ma attendo a quello che dici. Abbiamo delle chitarre in mano. Allora no, dicevo che... E poi è poco spazio. Dai, fatti sentire. No, pensavo piano piano andando io. No, dico che, allora, secondo me live rendete molto di più. Questo è poco ma sicuro, ma penso che sia una cosa abbastanza normale. Non mi ricordavo le facce di loro due. No, la tua sì, la tua non. Ma no, questo è un problema tuo con l'acqua. Non importa. È un problema di memoria tuo. È una considerazione su te stesso. Metti di drogare. Però a parte il fatto, i pezzi che io ho sentito, che sono i quattro che avete fatto, sono, a me sono abbastanza piaciuti. Di Erne mi è piaciuto di più. Cioè, a te ti piace più Erne che poco prima. Esattamente. E anche a me. Ti vidi? Non sa nemmeno di che cazzo sto parlando. Ci teniamo a precisare che non è proprio un EP, è stata fatta questa demo per far ascoltare sì, più o meno la nostra però idea. Però l'avete fatto bene con la label. Sì, il disegno sulla Sulla e il centro e che fai, lo butti quello là? Non si niente. Destini faceva il cerchio del CD, loro l'hanno messo sulla bustina del CD che va in corrispondenza. Scusa, all'inizio abbiamo detto che acqua e poche apa però non galleggia. È una vera mamma. No, me la generale. CD by Mustafa. Sarà là a metterlo preciso. Quello sono io. Quello lo fa lui. Raga, facciamo i CD. Sì, ti adesso. Sotto quale sostanza avete fatto questa pensata? Uno deve mettere storia. Io dico, io ne sono consapevole, non lo so fare. Bisogna mettere. Tant'è che Ernia a un certo punto dice ho paura dei miei limiti, non ho paura dei miei limiti. O oh no, in questo caso ma io lo sapevo. La citazione era voluta, la voleva chiedere infatti. Però adesso dite cosa fate nei live, cioè come andate vestiti. Ma allora cosa facciamo? Ci vediamo in garage, sogniamo. Questa è una cosa figa, la dovete dire. Vabbè, niente, abbiamo una mise precisa. Molto scura. Molto scura. Scusa. Molto succinta. Molto succinta. Diciamo che io e Dario, sì. Io sotto. C'è la rettiera rossa che spicca perché c'è da sta. E un po' più camiciati. Vabbè, io e lui siamo i camiciati, loro due sono i scamiciati. Sono fatte partite a 3-7. Camiciati contro scamiciati, sempre abbastanza scuri, con un disegno in faccia. Questi disegni da dove? In realtà non è un disegno, è una linea che taglia il volto. A parte dividere in due, destini è una cosa, intestini è un'altra, no? È tutto attaccato, Non l'hai grande. Che sono che fate due. Cagare. Cioè, esatto. E a noi fa piacere anche far cagare, perché non solo a te facciamo cagare, ma l'importante è che mentre caghi pensi a noi, esatto, che ti stiamo facendo cagare. Ma la cacca è una cosa importante. È fondamentale. È fondamentale. Però parlare che discorsi di merda. Ma smettiamo. Quante composizioni là sopra, Frank Zappa ne sa qualcosa. A proposito di cacca, saluto Filippo che mi chiama sempre quando va a cagare.
me lo dice proprio. Perché si spiace solo Neri. È una, comunque è una prerogativa scrivere i pezzi successi. Ma mi prende Zappa Docet, cioè. Però casomai se ti lavi è meglio. Dopo ovviamente. Dopo che hai partorito il. L'idea, il bambino, poi ti chiamerò Merdina. Io direi di mandare un messaggio. Si rigenera. Stavamo dicendo una cosa seria prima. Infatti, di parlare. Infatti, sì, una volta che stavo dicendo una cosa seria. Se avete qualcosa da dire, ditelo, così mandiamo un pezzo, prendiamo un po' d'aria. Intanto è un pezzo lungo, no? Ah sì, sì, il fatto del trucco, se ci vedi, se ci vedi durante i live, capisci subito, ha impatto d'occhio che è una situazione di dualità. Cioè, destini intestini. Perché non hai capelli. Dobbiamo recuperare lo spazio. Approfitto dello spazio di capo. No, perché non ti dico che cosa ti sembra, ma se c'è solo la linea. Cioè, ve li disegnate tutti e due. Cioè, tu li disegni a lui e lui disegna a lui. Sì, solito. Ma tu non l'hai sentito. Non ti dico che cosa sembra se gli disegniamo solo la linea in testa. Infatti è vero. Io lo ammetto, infatti ti dico, sembro, prima di iniziare, sembro... Dillo. Sembro... Proprio lui. Adesso sai che mi sente. Proprio lui. Potete scrivergli i testi, dei brani. No, la scaletta, la scaletta. Ci avevamo pensato solo che suda. Si cancella. Sì, che poi sono battiti i pezzi. A metà serata non si sa più che... Fateli tatuare. Ogni nuovo brano andiamo dal... Cancelliamo che ci scriviamo a sto, te le pago pure. Detto questo abbiamo capito il dualismo di questo gruppo e ascoltiamo un altro pezzo loro, che è il mio preferito. Mo mette la coda della bilancia. Random. Ascoltiamo Ernia, che volevi tanto ascoltare anche tu, caro Domenico. Ci sentiamo a Frafroco. Frafrocio. Sì, sì. L'ennesima ora pensando che tempo non passerà, conto i minuti che legano il giorno che sorge e tramonta, è la costrizione, la mia condizione, è la costrizione. L'ultima immagine vista e rivista congela la mia libertà, vortici apatici sulla mia pelle consumano la volontà. Non ho soluzione, la mia condizione è la costrizione. Leggera verso sera la paura di riempire la mia vita con i soliti programmi. Nasce incontrollabile di notte l'inquietudine di perdere il controllo della mente e domandarmi se oh, paura dei miei limiti, no, no, paura dei miei limiti, oh, paura dei miei limiti, no, no, paura dei miei limiti.
di questa realtà. Non ho mai smesso di guardare. Non ho mai smesso di guardare fuori dalla stanza. Fuori dalla stanza. Siamo tornati! Che forza che c'hai in questa voce? Sì, perché sono Piero Peluche! Piero Peluche! Sì, comunque, cosa abbiamo ascoltato, Domenico? È la tua preferita! Io sono andato a comprare le sigarette! Come le sigarette! Ogni scusa è buona! Come il padre di Barney, sono andato a comprare il latte! Non è più tornato! Cosa ne pensi di questo pezzo, Carlo? Che secondo me è stato suonato! E registrato anche! No, a parte questi brani dove li avete registrati? Da Marco Ruggero a Monteforte. Sì. È un'impresa diretta, cioè non ha traccia singola. Sì. So. Sempre perché acqua e poche, a papere lunga. Ormai avete fatto l'impresa diretta. Presa diretta, abbiamo attaccato gli strumenti. Abbiamo attaccato Marco 8 ore e mezza. In anche il primo album di Nirvana era registrato così sulla cassetta. Sì, anche quello dei Green Day, sì. Il garage. Però stiamo parlando di Roro, 70 e l'80. Si sparerà. 27 anni le passati già. No, quasi. E allora è arrivato. Piano piano. Le 27. Tu muo, cioè... Io già sono morto. Già morto. Io già sono morto. E io entro un mese devo morire. Quindi... Gesù Cristo. Tu sei morto e fra poco diciamo a Pasqua. A Pasqua. Ma non è morto a Natale, è nato a Natale. Sei nato da poco. No, 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 io sono morto a Natale, rinasco a Pasqua. È la Cristo. È Cristo un po' più indie. Alterna. È più underground. Comunque. Alternative Christ. Facciamo un gruppo. Su Radio padre, Maria. Allora. Padre nostro che 666. Questo è riciclato, è citazione, sì, sì. Non è mia. Comunque Francesca nel frattempo c'è scritto Bravia. Grazie. Dai, fa un piacere. Ma tutto per lo ya. Ma beh, tu l'hai sentito il pezzo? Sì, sì. Dici, parla. No, ho trovato una... Io volevo sapere, volevo fare la domanda sulla canzone. Beh. Di prima, poco prima. La parte iniziale del monologo, sveglio. Volevo sapere come è nata proprio. Raga, è quello che quando ti svegli in determinati periodi della vita pensi tutte le mattine e ti ritrovi costretto a pensare i problemi che ti stanno qua, soprattutto quando affronti determinate cose e veramente devi trovare il coraggio per alzarti. Chiappa un operaio e si sveglia la mattina e dice: cazzo, che ci trovavo coraggio, ma sa oggi perché agì a tavola. Vero? No, io sono. Perché ci porta. Perché ci porta. Che cazzo sei? Tu stai nell'ufficio, sono io che lavoro in fabbrica. Perché ci porto pranzo a mio figlio e a mia figlia, quello è coraggio, capisci? E quindi come fai quando i pensieri ti attanagliano, non sai un punto a decidere, che fa? Poi proprio prima comunque parla di delle scelte che bisogna comunque prendere, a prescindere di tutto, e quindi ti trovi in quel momento in cui la devi prendere, come se volessi fermare il tempo, infatti dice tanto la canzone, fermare il tempo poco prima per scegliere bene quale strada prendere e la strada migliore. Infatti tutta la canzone di poco prima racconta appunto di quell'attimo, proprio l'attimo prima che tu sai che ci hai pensato, è una scelta difficile, ci hai pensato tanto, in quel momento il tempo si ferma e sei tu davanti al video. Sì. Alla fine è il concetto di destini indestini. Il momento comunque inizi a pensare, hai tutte emozioni che fai, il sunto, cioè, di tutto quello che hai provato, prendi tutto quello che hai, ti fermi e prendi la decisione che pensi sia
con tutti i pro e i contro, i dolori e i piaceri che ne possono derivare. Comunque dicevo che alla fine è il concetto stesso di destini intestini, il concetto che c'è dietro questo nome, un sacco di gente ce l'ha chiesto e noi litighiamo sempre su quello di verità. No, ancora ce lo stavolta devo sto prendendo non l'iniziativa non prima. Bruciare la domanda, non gli bruciare la domanda. Lo faccio prima così evitiamo. No, non c'è, bravo, non ci avevamo pensato. Ma no, è che in realtà non ce ne frega un cazzo. Fammelo dire lo stesso. Fate il sorteggio, mi devo dire una cosa. Di solito tutti quanti... Per metterci d'accordo poi alla fine sempre lui racconta, quindi alla fine comincia direttamente. Dario. Dai. Il progetto è sostanzialmente è una chiave di lettura. È come intendere la vita, che cos'è la vita? È qualcosa di già scritto, quindi c'è un destino, tutto preordinato. Oppure sono scelte, cioè quello che ci succede, quello che decidiamo di fare viene da dentro di noi unicamente, da dentro di noi, perciò è destino. Destini intestini. È la dualità della vita, alla fine la verità sta nel mezzo come al solito e il concetto è che noi siamo destinati a dover compiere delle scelte, ma le scelte alla fine le compiamo noi, è la nostra decisione che ci porterà al passo dopo, al momento dopo per quella scelta, però ci sono alcuni punti, alcuni bivi che dobbiamo per forza vivere. Alcune sensazioni. Ore tutto qua. Sta tutto qua. Perché invece di interessarsi vino. No, questo è sempre questo fatto giornalistico. Perché interessarsi a quando è nata qualcosa e non interessarsi a quel qualcosa stesso? Dove vi porterà questa cosa, ragazzi? Dove vi porterà? È l'altro bravo! Mamma mia! Dillo, sono bravo! Dillo. Mamma mia! Mi sto commuovendo! Che cazzo mi applaudi che sta criticando noi? Mica poco la cosa giusta! No, ma sai perché? Perché tutti quanti la domanda ma chi li scrive i pezzi? Ma dopo è Destiny in Destiny? Da quando è nato? Ma che te ne fotte? Ma che cosa volete dirci? Che cosa... Bravo, che cosa ci volete dire, ragazzi? Ma chi te l'ha detto che noi non ve l'avremmo chiesto? Questo è uno sfogo in generale, come il fatto di prima de... Io lo volevo chiedere proprio io, dai, proprio adesso. Mi piace essere poco bene. Queste sono le influenze adesso raccontaci Ernia. Raccontaci Ernia, non è che devo raccontare Ernia. C'è il sorteggio di ispirazione. Il mio sorteggio. L'ispirazione è nata da una storia di vera vita vissuta. Ovvero un'ernia. Un'ernia inguinale per la precisione. Che cosa bella! E niente, alla fine mi trovai in un periodo non proprio felice della mia vita, mi ritrovai comunque costretto a stare in un letto per 10 giorni senza muovermi. Quindi vivevo questa costrizione e la frase finale della canzone dice: non ho mai smesso di guardare fuori dalla stanza, perché dalla mia stanza appunto si vede la porta d'ingresso e io la vedevo là, però non ci potevo andare. E quindi Ernia racconta un po' di metafora, diciamo. Alla fine sì, l'ispirazione è stata tratta da questo. Cioè, l'immagine è la costrizione che ti costringe a fare qualcosa, come può essere fisica, può essere spirituale, può essere in qualsiasi modo, se sei costretto a fare un qualcosa scattano dei meccanismi all'interno di noi che sono devastanti, ti puoi abbattere, puoi sfondare tutto, ti puoi deprimere, puoi cercare, però l'importante è che guardi dritto e dici io questo sono e là fuori devo andare, per forza proprio. Le decisioni di prima che noi dobbiamo prendere. Superare limiti. In questo attuali. Caso però costretto. Costretto, perché costrizione. Sei costretto da un fattore esterno. Da un fattore esterno, la vita. La vita. In questo caso è stata l'immagine dell'ernia, ok? Può essere un qualsiasi cosa, può essere un lavoro che non ti piace, può essere tuo padre che dice che devi andare là all'università. Perché ricordiamo comunque tua sorella. Sì, mia sorella mi violentava da piccolo. Da piccolo. Vissuto questo dramma. Ogni giorno. Lo può ripetere meglio dal microfono. Ogni giorno. Riprendo tutto. C'è il passante che vediamo. Io ho visto tutto. E come gruppo, qual è la vostra porta che vedete da lontano? Secondo me, comunque lasciare un'emozione a chi ci ascolta. Non è che uno dice voglio diventare famoso, voglio andare a San Siro, però già il fatto di
riuscire a trasmettere qualcosa. Già il fatto che io le canto. Già il fatto che già è una cosa infatti sì, non infatti, è. Noi ci siamo emozionati prima, non. Ecco quella che è la roba bianca. Una forte, forte, cioè, vedere, vedere nei live che c'è gente che canta, oppure persone di 50 anni sedute ad un tavolo, signore e signora che fanno la testa così con la veramente quello onesto per noi, anche chi si alza schifato e se ne va va bene uguale, perché noi in quel momento comunque gli abbiamo suscitato un'emozione, l'abbiamo nel fatto sentire cazzo esatto. vivo. L'abbiamo fatto sentire cazzo vivo, cioè nel senso che qua. Ha avuto un'erezione. Esatto, un'erezione, un movimento di panza, tipo quando la gente dice, ah, destino, destino, allora fate cagare. E prima, guarda, pure quello. È filosofia questa. Sì, sì. Una buona filosofia di vita, insomma. Da quattro soldi, ma è filosofia. L'importante è che. Ma noi abbiamo quattro soldi. Va bene. Ti ricordiamo ogni donazione va all'Iban, sì, che sì, poi sì, dopo. Sì, sì, no. Allora ricordiamo il codice, no? Per mandare i messaggi, no? Il codice per mandare i messaggi. Votate chi volete eliminare da Radio Baiano. Ah, no, no, perché ci abbiamo. Loro rimangono, lui. Loro rimangono, noi ce ne andiamo. Comunque, se volete scriverci potete farlo a Radio Baiano. Sì, o su Facebook, su se avete delle domande, voi milioni di ascoltatori. Sì, sì. Voi sei troppo, il server si blocca a un certo punto, perché siete troppo. C'è troppa la gente. C'è stato un picco quando hai detto violentare sorella. Sì, là, là si è bloccato tutto. Ma era la polizia che ci sta già intercettando. Ci sta già telefonando Barbara Tusso per averti come ospite. Buona, buona. Detto questo, vuoi dire che sei stato violentato pure da Berlusconi? No, sì, assolutamente. Magari insieme a Russo. Io ho violentato, io ho violentato Berlusconi. Esatto, quello che fa davvero. Sì. Io che ho lanciato la statuetta. Lo posso dire anche davanti ai microfoni. Chi più mi consente? Apri Nino, apri. Falli entrare. Lo stringono ad andare nelle pensioni, sta attento. Ma noi lo vogliamo sentire un altro pezzo, dove? Ma io direi proprio di sì. Live, però stavolta. Live. 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 Prepariamo. Live e sedo. Che ci volete suonare? Questo pezzo si chiama Aridamente. È una figata pazzesca. Ma anche questo è un. Il titolo è un gioco di parole. Mente arida. Praticamente sì. Arida, sì. Come la vuoi intendere? Ma vedi, stanno iniziando a entrare nel meccanismo, non ragazzi. I pezzi, però sei attento. Perspicace, perspicace. No, mi chiamo Carlo, no, perspicace. Comunque, si chiama Aridamente e rappresenta anche l'attimo in cui stiamo vivendo tutti, anche volendo, per questo periodo di crisi, anche che comunque ci lascia sempre di più all'asciutto fondamentalmente, quindi cercare di trovare comunque una via e un'oasi felice in qualsiasi modo. Alessandro non lo avevo convinto. No, chissà se, mi chiedevo, chissà se il volume è giusto. Prova. Penso di sì. Ok. Vai, aridamente. Come fai? Bagnano la strada che percorro, soffio un vento gelido nell'animo e saturo d'acidia e preda rimorso, ermetica raffigurazione del possibile, la cinica realtà turba dei miei bisogni, è il mio viaggio inizio. La voce non
Sempre una, grazie, sempre grazie, una, grazie, grazie, grazie veramente. Bravissimi senza sempre ghiaccio. Sempre un riarrangiamento. Francesca, grazie, ci Francesca. Bravissima senza ghiaccio. Ha revocato il ghiaccio. Francesca. Sempre un riarrangiamento unplugged, no? Cioè, quindi ma questo pezzo proviene da quel B-side o è... No, 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 questo è un altro pezzo, è un altro brano, sì, sì, è proprio un altro brano, sì. Che dura questi stessi minuti? No, 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 dura un po' di più. Dura leggermente in più, abbiamo accorciato un paio di parti, sai. Noi, quando componiamo, anche a livello di arrangiamento, cerchiamo sempre di non porci il limite. Però negli arrangiamenti io vedo che questa cosa di velocizzare il tempo verso la fine ve la portate dietro. Oddio, non solo verso la fine, prendi Ernia. Sì, è proprio contrario. L'esatto contrario. Sì, Ernia, di Ernia di come... veloce di dare lo stacco fra una. Sì, 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 comunque cambiamo spesso, proprio per non darci mai limite, anche perché per noi qualcosa di bello deve essere anche sorprendente. Se no è una cosa bella, monodone, fatta là, sì, vabbè, un pezzo bravo, A, B, C, D, è fatto. E che? Che mi hai dato? Che mi ha lasciato? Infatti abbiamo ricevuto anche, diciamo, tra virgolette, critiche per questo motivo schema qui della canzone. Certo. Cioè, hanno criticato in maniera non buona. Sì, esatto, criticato nel senso... Non buona, vabbè, noi comunque prendiamo tutte le critiche come un consiglio che può aiutarci a... Come costruttivo, insomma. Sì, costruttivo per capire dove sbagliamo, dove possiamo migliorare. Però il fatto di essere schematici e quindi imporsi uno schema è proprio questo il concetto di Destini in Destini, che non c'è. Esatto. Cioè, quando vogliamo fare quella cosa schematica la facciamo, perché ce lo sentiamo, sì, di farlo. Se non abbiamo loro due hanno fatto i cori, sì. E tu io invece questa prima, volta no. Invece prima tu facevi, esatto, cori. Esatto. E nei pezzi che tutti possono fare. Ah, ma voce tua l'ho sentita. Ci sono alcune canzoni, per esempio, che lui non canta proprio e faccio io la seconda voce. O parecchie canzoni che io non canto proprio e loro fanno i cori, incrociano. Lui doppia la voce. Ma lo fate a cazzo perché no, è tutto studiato. No, dai, no, quindi hanno sempre tutte cose a cazzo. No, è tutto studiato. È quello che ci vogliono far credere. No, non lo dico io. Quello che ci vogliono far credere. Quello che ci vogliono far credere è studiato, cioè ci mettiamo a tavolino, invece di suonare tutti quanti, facciamo a cappella, raga, facciamoci sta parte, vediamo se le voci vanno bene. Ovviamente. Però a cappella sempre dopo aver disegnato a lui. Esatto. C'è la cappella. Ovviamente nei nostri limiti, cioè nei limiti che abbiamo adesso, perché noi comunque siamo in continua crescita e in evoluzione, quindi la voglia fa. In pratica il miglior pezzo è quello che faremo domani, sicuro. Per forza. Allora, perché domani scrivete un pezzo? Sicuro. Sì. Domani proviamo. Domani recuperiamo quello che non abbiamo scritto oggi. Vabbè, quindi se vi interessa domani non abbiamo. In un anno di attività abbiamo più di 12 pezzi. In un anno di attività abbiamo 13 brani. Vabbè, è quarto, però come lo consideri come un brano? 7-8. In Destino ne dura altri 11 e mezzo. Cioè, quindi cazzo, la farete dopo? Penso che moriamo qua dentro proprio per l'ossigeno. Tu stai ancora con la sciarpa, sì, infatti sì, sto aspettando che muri. Facciamo una pausa così male. No, ti serve a mantenere il collo che si è sciolto. No, che qua mediamente ci sono dai 40 ai 52 gradi. Però devi avvisare tu questo. Tanto asciugamano, una crema. Questa è la madre di patatine. Ma è vero che noi scegliamo i brani della playlist che metterete voi di Radio Baiano? Io ascolto Radio Baiano sotto la nostra intervista. O avete una playlist già stabilita? L'ho fatta io. Veramente, possiamo scegliere noi i brani. Così. Dipende che non, se non sono sia. Se ci abbiamo, dopo ci abbiamo. I Da Sauge, non penso che li conosci. No. I Red Liquid? L'ho sentito. Sì. Solo il figlio del Ventole. Di un gruppo di... Ma io l'ho sentito, ma è quei fighissimi ragazzi. Poi questa è la scelta per... No, l'ho preso a casaccio. La musica casaccio, è a casaccio. Però fino dobbiamo andare solo per sicuro. Quindi dopo... Era meglio a casaccio. Quindi dopo li possiamo uscire un paio di minuti. Di esserci messi d'accordo, sì. Nessuno non capirà mai, diciamo. Sì. Noi non ci siamo messi d'accordo. Lo facciamo finta di non esserci messi d'accordo. Detto questo, noi mandiamo un pezzo del gruppo figo che sono i Red Liquid. Ragazzi, proprio questa è l'ultima trasmissione di Radio Baiano di Metro Rock. Sappiatelo, ridistruggiamo tutto.
Dai, siamo così simpatici. Delle simpatiche canaglie. Io posso portare a casa quei quadretti. A me stavano i panoramici. No, i quadri. Io l'orologio. Dietro i quadri, voi non lo sapete, dietro qua c'è la muffa. Perciò stanno i quadri. Io sono un grandissimo collezionatore di muffe. Allora ti diamo la muffa invece. Le colleziono a casa. Ma sta dietro il quadretto. Sta dietro il quadretto, mi sembra. Se te la prendiamo col coltello, palmata di muffa. Andiamo figli delle stelle, no, figli del vento. Figli delle stelle. E ci sentiamo. Non ce la vogliamo proprio conservare una canzone nostra, niente. Sta ancora un'altra, stai tranquillo. Non ti preoccupare. C'è l'ago della Milano. Non ti preoccupare, stai Carlo. Carlo. Stai Karma. Ricercano in vano momenti d'unione. Si cercano in vano momenti d'amore. Fame la guerra, odio l'invidia, il potere, la fame la guerra. Io andrò via, io andrò via.
terra griderà, il mare ruggirà, tutto ciò che odio svanirà, tutto ciò che odio svanirà, svanirà. Corro verso il tramonto, abbraccio il mondo e rido. Corro verso il tramonto, abbraccio il mondo. Ragazzi, 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 attenzione, attenzione, a me gli occhi, a me gli occhi, a me gli occhi, ci sono riuscito. Sì. Siamo tornati. Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Peppe. Peppe. Allora, abbiamo sentito questo Vediamo pezzo. Che il batterista non si trova. Stunga a casa mia, voglio. Che non mangio trovare, che non mangio trovare. Stunga a casa mia, sto facendo i miei comodi. Abbiamo sentito questo pezzo che ci ha dato la possibilità di fumare una sigaretta soprattutto. Ma noi per questo li facciamo lunghi, perché devi rilassare. Immagina se erano 3 minuti, molto così. Però io devo con le cuffie non ho mai sentito. Che da perso. Dici? Che da perso. Un viaggio spirituale. Detto questo, ho sentito per la milionesima volta questo pezzo. Che si chiama? Figli delle stelle. Figlio del vento. E invece ha molto la chitarra in questo verso, devo dire la verità, mi ha colpito molto particolarmente, che è lui, occhi più. Ah già, perché lui ancora non è entrato. E volevo farti una domanda, come ti è venuto il, specialmente il riff che sta verso la fine, prima dell'ultimo minuto? Se hai pensato a qualcosa in particolare? Dovete bene. Io farei più la domanda a lui, ma come ti è venuto di fare sta domanda? Non farmi male, ti prego. Allora, sto cercando di ricordarmi un mezzo. Tu è nato figlio del vento. Ti è venuto di me. Tara ti colpisce veramente. No, sta fuori nel testo. Peggio è tu. Peggio è tu. Oh mio Dio, rivelazione. Stiamo creando un chitarrista e un copione. Dillo. Noi ce le consigliamo a vicenda le cose. Siamo su un'altra domanda. Passa parola. Allora, come avete trovato il viaggio per venire fin qui? Ragazzi, c'era poca neve. Pensiamo che non è successo niente, sì, nessuna calamità naturale, perché è stato un periodo in cui veramente trovo. Ma le tue domande personali. Adesso le facciamo, abbiamo ancora un po' di tempo, attenzione, lui è molto interessato, tipo che marca di preservativo, voglio sapere tu, la voce, da dove l'hai
Hai studiato? Se non hai studiato? Sì, ho studiato poco, sto studiando ancora con Tony D'Alessio, che saluto. E perché ricordi? Ciao frate. Ciao Tony, bacio. Bello. Però non mi ispira nessuno, cioè fondamentalmente io caccio la mia voce, la tua influenza. Tu quando hai cominciato ad ascoltare musica, ti ho detto io voglio fare il cantante perché Gigi D'Alessio. No, tu non scherziamo, perché purtroppo mio fratello quando ero piccolo mi faceva ascoltare Gigi D'Alessio. Okay, fuori. Ma io questo non lo sapevo quando sei entrato nel gruppo. Vediamo Stefano prima che sia troppo tardi. Qua stiamo parlando di 6-7 anni, insomma. Sei stato contaminato. Si è voluto ho ascoltato diversa musica, ho ascoltato anche il rap per un periodo, quindi non c'è un'influenza precisa quando canto, caccio quello che mi viene da fare e quello da cacciare. Cosa ascolti? Gigi D'Alessio. adesso Gio Manacino. Adesso ultimamente Tool, Blastema, Alter Bridge, Porcumentriga, tutti questo lo ascoltiamo anche tutti insieme, ovviamente. Stai facendo un male cane. Perché? Perché lui non piace agli altri. Non piacciono gli altri. Ma da cantante, perché noi tu. Perché non hai influenze tu. La bomba, se suoni lì Gabù è convenzione. 1-0, palla al centro. Vuoi venire a fare vedere lo campo? Scritturato. Ciao, esci. Tu l'ascoltavi. Fino a poco tempo fa. Quando abbiamo Ligabù, stiamo scherzando. Ciao Lucianone, ciao Lucianone. Sicuramente ci sta ascoltando. Sì. Ciao Lucianone. Grande amico. Quando facevo il terzo anno? Non è la io la terzo anno. E dici che salta io da figa per Ligabù. No, a parte questo. Perché così è più figo, dai. Dici tu cosa ti piace. Ci dica pure. Cosa ascolto, cosa mi ispiro? Allora io sono un Pink Floydiano convinto proprio, cioè nato e cresciuto con questi Pink Floyd, che è proprio fluido rosa nelle vene. Però ascolto anche altra musica, tra virgolette, perché confronto i Pink Floyd. Salutiamo i Pink Floyd! Soprattutto io l'ho chiamata. Ciao mamma, ciao papà, ciao mamma, ciao papà. Ciao papà. Chi è la mamma e chi è il papà? Non c'è uno di essere mio padre. La mamma? La Gilmore. Sì, sì, Gilmore. Ecco, abbiamo il primo parto anale della storia. Tra l'altro l'anno scorso... Cioè, stai dicendo che è uno stronzo? Due anni fa, tra l'altro 2 anni fa siamo andati a salutarlo a Roma. Al suo padre. abbiamo pianto proprio. Ciao papà, what the fuck? Ciao Roger. No, è un inglese che... composto, non direbbe mai una cosa. Non zia mai rispondi, ma io sei chi? Immagino, non mi rispondeva. La gente c'è tutto suo padre. Quindi dicevo, Pink Floydiano convinto, però amo la musica e a prescindere, quindi qualsiasi cosa possa essere per me definita musica, l'ascolto molto volentieri. Non mi fisso ovviamente sul pop italiano, oppure non mi fisso sul beat inglese, però lo ascolto, per dire. Adoro il progressive e la psichedelia in generale, anche la musica elettronica che prende violentemente anche. E si sente? Un pochettino. Devi vedere. Sentiamo con ansia questo quarto. Ancora devi sentire, anzi, ancora devi sentire. Vabbè, basta, insomma. E quindi cosa ne pensi dell'ultimo album dei Pink Floyd? Dell'ultimo album dei Pink Floyd, se hai ascoltato con la forma Mentis, che stai ascoltando dei brani composti nel 94. Nel 94, e soprattutto maggiormente da Richard Wright, buonanimo zio, che è perché sia il mamma e papà il zio. Esatto, se entri in quella forma Mentis, io l'ho apprezzato, perché per esempio è come se andassi a vedere Pinocchio di Benigni pensando che è un film invece di una favola. Quella è una favola, e quindi se pensi che è una favola ti sembra pure bello il film. Oppure Kill Bill, per esempio, pensandolo come se fosse un manga, ok? Io ho ascoltato The Endless River pensando che sono brani composti nel 94, e quindi comunque stiamo parlando di 20 anni fa, composti e rimasti lasciati così, riarrangiati poco, per dare un tributo appunto a una persona che con te ci ha suonato 50 anni. Cioè, non è poco, 50 anni non sono 20 giorni, pure io l'avrei fatto, quindi...
un applauso, a me è piaciuto. Nel frattempo c'è Francesca che ci ha scritto: se sono il Ligabue è comprensibile, date una medaglia per favore. Mi piacciono i placebo. Francesca ci ricorda che a Domenico piacciono i placebo. Vabbè, dai, i primi placebo non dispiacciono. I primi, però. Però poi col tempo. Sono un po' tra l'altro, Francesca, io ho incontrato Brian Molko. Si chiama Brian Molko. Sì. È già il secondo che viene qui e l'ha incontrato. Brian in un locale a Londra, il jazz club a Londra. Ed è fighissimo, Francesca. È bello. Bello. Secondo me, mi sa che a Francesca non piacciono, no. Francesca non piacciono. Però ne stiamo parlando, stiamo parlando dei placebo, e stiamo mettendo soprattutto in discussione i gusti musicali di Domenico. Domenico, possiamo fare una domanda? Che musica ascolti? Esatto, vorrei saperlo anch'io. Destino. Bella musica, complimenti. Gigi D'Alessio, dimmi che strumentazione usi, così lo fanno tutti quanti. Visto che vogliamo spiattellare, non dico sputtanare perché voi non si. No, che sto pensando come fare una spreggia ISO, quindi sto. Hai capito? Ah, i miei amici per arrivare a me, non dico. Visto che vogliamo spiattellare questa cosa, io non sono batterista, io sono il basso e la batteria mi è stata regalata, ecco. In un giorno in cui una persona mi ha chiamato e mi ha detto, testuali parole, Fru, che ne pensi di scambiare una batteria per delle basi MIDI delle canzoni dei Doors? Va bene, ci sto. Portata la batteria al garage, abbiamo cominciato a suonare e da là in poi sono usciti destini. Mai studiato? Batteria no, adesso sto diciamo prendendo lezioni. Grazie a un batterista che è poi un fratello, Enzo, il batterista di Gamica, sì. Che suona anche con gli Amorra, Enzo Scorseto. Ciao Enzo. Che adesso sto cominciando un attimo a capire che cos'è, come che strumento è. Sì. Ti trovi, diciamo, ti piace? Sì, sì, la batteria è uno strumento no. Ma quello lo pensiamo noi. Però ho un animo comunque bassista, cioè, quindi anche nell'interpretazione, nell'arrangiamento, nella composizione delle parti di batteria, non la penso unicamente come batterista. Pensate che panico per la chitarra, in mezzo a due bassi, due cervelli di bassisti. Quindi tu sei l'unico che dice, oh, abbassati un po', alza lui. Diciamo che sono l'unico che non fa mai problemi sul basso alto. Diciamo che poi iniziano a prescindere, quando ancora si deve fare la prima nota, abbassatevi. Quello è fisso. Ah, ma adesso che non sarò più solo. Capirai. Ma è un problema mio. No, vuol dire che amplificheremo la gran cassa. Ti vedo contento. Il microfono in da gran cassa. Sono a due, col volume a due, tranquillo, c'è una portata con l'amplificatore. Sì. Di chi è l'amplificatore? Non è assolutamente mio. Io sto sostanzialmente con una Fender. No, la Fender è mia. Ho pagato anche un occhio della testa. Sto in affitto. Sto in affitto. Con una Fender Strato assemblata, pezzo pezzo, insomma, che ho comprato da un privato. È uscito il sangue per pagarla quella chitarra. Un saluto a Mariano. Ciao Mariano. Mandatemi un saluto. Ciao Mariano. Scrivici l'indirizzo e te lo mandiamo. Destino è anche simpatia. Soprattutto. Anche cabaret. Vedi, è una guerra tra me e lui. Destino per il sociale. Stai tranquillo. Si accettano puntate sul vincitore. Io dico lui. Lo sapevo già. E poi con un amplificatore valvolare Fender, non mi ricordo se il modello che non è mio, Deluxe qualcosa, che passa, quindi va bene. E delle due impressioni di settembre. Impressioni bella, di cosa? Le mie impressioni di settembre. Quante gocce di rugiada? Ve lo faccio sapere fra. Quando è settembre? Ah, vabbè, quello che è stato già detto. Quanto vale, è Gigi D'Alessio, logicamente? Credo che è il fulcro del gruppo. Sì, tutto nasce da lì. Come sembra quasi un dall'odio vero. A parte quello che è stato già detto, Pink Floyd, Alter Bridge, Tool, Porcupine Tree, sostanzialmente. Destino. Il rock in genere, io sono pochi generi che non bazzico. Sostanzialmente tutto tranne il nome melodico e l'house. Basta, ce l'ho bene. Come mai il nome melodico?
Non mi provoca. Però sentendo, perché potresti però... cantarmi un pezzo di ci Tony Tammaro. Tony Tammaro, dai. Di Joe Monacello lo sappiamo. È Zoffo il cioccolato. C'ha di fama. Zoffo il cioccolato. Come lo fai, Zoffo il cioccolato? Peppe stava per dire una cosa seria. Peppe stava per dire una cosa intelligente. Stavo per dire, sentendo le loro influenze, un po' il loro gruppo è stato influenzato nei testi, ascoltando tu, Pink Floyd, Porcupine Tree, che sono tutte band in cui chi scrive musica lo fa in un determinato modo e nei testi inserisce qualcosa di interessante, soprattutto di profondo. Questo l'ha ispirato, ti ha ispirato nel loro modo di scrivere. Certo, nella, nella composizione soprattutto, sì, cioè, sì, nella composizione. No, nella composizione soprattutto nella poca, sì. Se posso usare la parola passami la parola banalità, esatto. Ok, passami la parola banalità. Proprio sì, ci hanno aiutato comunque, ovviamente le influenze. Dite qualcosa in pratica, non è musica, esatto, non è musica. Ci proviamo, ci proviamo. Cioè, qualcosa è giusto che può essere anche difficile da capire, però ma è giusto che noi qualcosa la diciamo, poi se il messaggio viene recepito uno dei più grandi secondo me in Italia a scrivere testi è Caparezza, che la maggior parte delle volte non si capisce un cazzo di cosa sta parlando. No, io lo capisco, ma però bisogna capirci, cioè bisogna ascoltarlo, non bisogna tu senti così per l'aria, però usate molto la metafora. Sì, le immagini, ma infatti facciamo così anche con live, per questo ci trucchiamo, per questo ci sono parti teatrali durante tutto lo spettacolo live, perché l'immagine ti deve colpire soprattutto. È per tutti i sensi. Ti deve focalizzare, esatto. È uno spettacolo. Cioè, è proprio quindi regalate pure birra. Birra no, però diamo qualcosa di nostro, lo diamo. Cioè, nei sensi più disparati. Vieni ai live. Vieni ai live. No, vieni ai live e lo scoccare. Ce l'ho bene. Non ti eccitare, stai. Ci sono anche le foto dei nostri live su Facebook. Mettetemi piace alla loro pagina Facebook. E ricordiamo dove si possono ascoltare, oltre che ai vostri live, la vostra musica è reperibile tramite internet. YouTube. Facebook. MySpace, collega YouTube, chiamaci, chiamate, veniamo a suonare. Twitter, oppure YouTube penso sia il più comodo per chiunque. E anche su Radio Baiano. Però a breve organizzeremo. Come Radio Baiano? Non siamo a Radio Mugnano. A breve organizzeremo delle prove a porte aperte per dare la possibilità a tutte le al palazzetto amiche, dello sport. Ma dove state suonando? Al garage. Non possiamo garage. Dire al garage. La location garage. È segreta. Non a caso. Io me ne ricordo una volta. Pensa che qualsiasi cosa io abbia visto non esiste. No, potrà essere e sarà utilizzata contro di te. Quindi sarà utilizzata contro di te. Vabbè, io vado via. Badane. Dovevo chiedere a lui. Sì, devi chiudere. Mi dica. Manca solo il tuo preferito. Mi dica. No, volevo sapere più o meno. Vabbè, accacciala la voce, non ti impaurire, ti ho intimidito a tal punto. Qual è la tua strumentazione? Allora, io uso un Pv Zodiac come basso, 4 corde e un testa da... No, figurati, vai, testata e cassa dell'Art XL e ho anche un amplificatore che ti prestai per suonare, Dio, te lo voglio ricordare. Tu! Quindi... Più silenzio, perché se non ti davo l'amplificatore tu non suona. Che gli forse era meglio. Sicuramente mi sono reso conto dopo che lo sbaglio che ho fatto. Perché dalla faccia non si vedeva. No. E niente, la situazione sta degenerando. Non ancora. Detto, tra poco ci picchiamo. Ci vediamo fra poco, ci sarà una rissa. No, ci vediamo poi, qua non c'è spazio. Io ho visto tutto. E niente, è questo poi, vari pedalini, aggiungi distorsioni, octabass. Tarallani vari. Come? Ho fatto un tarallano in diretta radio. Ho fatto un tarallano in pronto. È stato bellissimo. Sto per commuovermi.
Sì, sta fatti. Una no, non metterti mai contro. Siamo così, normale. Non metterti mai contro un membro dei Destiny. Destiny sono gli altri. Ti scaderà un membro dei Destiny. Quanto potete vedere, io oggi sono solo. Oggi lui si sta secondo. Ho capito. Oggi. Hanno capito, hanno preso la loro scelta, capito? Parlando di poco prima. Sacco da box. No, comunque vorrei ricordare che non è solo oggi. Che è sempre. Anzi, non c'è Alessandro, fortunatamente. E quindi prendiamo quindi anche solo un bersaglio. L'altro bersaglio non c'è. Accetto per dire le bocche. Se vuoi ve lo affittiamo per offenderlo. Già io l'ho fatto. Forse non è che ce ne saranno bisogno, offendiamo già di noi. Loro già fanno il loro lavoro. Come ce ne state voi, quindi hanno meno spazio. Detto questo, no, le mie influenze non le chiediamo, siamo, vabbè. No, penso. Visto? Che no, vedi, hai sbagliato. Vedi. Beethoven, Mozart, Cristina D'Avena. Cristina D'Avena è troppo, spacca di brutto. Vedo che ti avvicini molto all'alternative rock. Sì, è più Cristina D'Avena, perché scusa. Definiscimi alternativissimo. Perché canti proprio questa canzone? Non ho il lo cappello sai, bianco, ma perché i puffi e non sono... è neanche l'organo genitale. No, comunque le influenze sono. Cioè, non è solo mi hanno detto loro, anzi no, vorrei aggiungere un gruppo che loro hanno detto i Fate No More. I Fate No More, bravo. Però te l'ha detto lui prima. A lui non piacciono, a Domenico non piacciono, ma non ci frega. Soprattutto io cerco, lo ribadisco, perché cerco di farlo ascoltare più ad Adriano, perché deve ascoltare Mike. E lui pensa che io ascoltando diventi come lui. Troppo nella vita non funziona così. Ah, perciò non sono mai diventato Rocco. Hai ascoltato i Win? Vedi, non funziona. Vabbè, forse almeno non ascoltare i Capù. Ma io non me lo ascolto i Capù. Non lo suona nemmeno, neanche quello. Peggio, hai dovuto studiare. Peggio, hai dovuto studiare. Che cazzo gli l'ha detto lui? Vedi, le gruppi. Poi almeno le tette ce l'ha lui. Adesso dopo bisogna respirare. Ma diamo una canzone che non è una loro, perché ce la vogliamo astipare. Ah, quando è da usare? Andiamo in dosaggio perché sto piangendo. Qualcuno ha scorreggiato. Stavo per cipolla. Stavo per dire. Ah, non era un fischio del mix. Voi mi offendete, io scorreggio. Ci sono io a fianco a te, vero? Mandiamo i dosaggi con Carapace. Mamma mia, Carapace. Bravo.
cari ragazzuoli, siamo tornati e siamo con la patta aperta. Adriano è con la patta aperta qui, con le gruppi. C'ha vergogna l'altro. No, non volevo. Cioè, vabbè, ci ha già schifato. Ma capito, è sta quello soggetto. Okay, io lo capisco. Anche quello dove si chiude la porta. No, che bello. Questa è l'ultima puntata del Metro Rock. Che bello! Infatti il provino qui è chiudere la porta. È la cosa più difficile. Ma sembra ritornato Natale. Tu te ne vai? Che regalo bellissimo. Comunque, abbiamo ascoltato questo pezzo dei. No, non sono loro, giusto? Che ma perché era bello. No, ragazzi, progetti futuri, voi a che cosa puntate ad arrivare? Che cosa puntate? Cioè, abbiamo un concerto a San Siro tra. Tu prima hai detto San Siro, non sapevo se voleva giocare col Milan o con l'Inter. Con l'Inter, nessuno di tutte e due. Nel senso, puntate a rimanere comunque umili underground nel. Oppure no, volete voglio i soldi. Volete la fama delle superstar planetarie. No, allora noi vogliamo mantenere la nostra identità sicuramente. Quindi però, non volete far stuprare dalle. Però siamo consapevoli che al giorno d'oggi bisogna arrivare a compromessi. E quindi. Ci stai già vendendo. Non mi sto perdendo, però non mi precludo, non mi precludo qualcosa di diverso che si distacca un poco dal nostro genere, che però naturalmente non sia Ligabue. Ma tu stuzzi, cioè non so. Io non parlo più. D'altronde la musica oggi è talmente varia, cioè nessuno troppo, ci può vietare. Anche troppo. Appunto, nessuno ci può vietare, per esempio, di fare un album, tra virgolette, orecchiabile. Per poter fare qualcosa e poi contemporaneamente fare lavorare su altri progetti, avere altre situazioni, continuare a comporre per altri album che poi possono essere meno orecchiabili. E che non venderanno più. Chi se ne frega? Quindi non volete fare una YesDC, cioè dall'inizio alla fine la stessa, lo stesso pezzo. No, no. Non penso proprio sia nelle non immagino. Cioè, tanti pezzi uguali, tutti 25 minuti. Anche se da grande vorrei fare il batterista degli YesDC. Da grande, molto bene. Morto, lui fa morto. Penso che io quando ero piccolo dicevo io fare il chitarrista dei Rolling Stones. Cioè, mia mamma, ma non me li muoiono fra poco. Ma fatti il concerto, forse fa. Posso farlo. Se li muoiono fra poco. Sì. Ma poi dipende, quando entrerai tu, arriveranno tutti. Ti puoi candidare, sarà colpa mia, però. Degli YesDC. Sì, perché lo incarcerano. Ecco, no. Angus Young ormai è andato, ragazzi. Demenza senile proprio. Ma secondo me è già da tanto, visto che ogni volta pensava di portare un riff di chitarra nudo. Lo stesso. Ma che sono il tuo batterista? Ah sì, non me lo ricordavo. Che cazzo è questa? Una chitarra. Comunque voi due miei bro. Che cazzo stai dicendo? Il mio testicolo destro e testicolo sinistro. Avete qualche altra domanda da porre ai suddetti? Attenzione, il web impazzito. Ma voglio Domenico fuori da hashtag ti stai uccidendo con le tue mani. Parliamo del futuro prossimo, cioè se hanno dato dove suono da qualche parte. No. Attualmente no, solo nel garage possiamo sentire. Proprio per la moria di cui prima. Se volete possiamo procurare una serata a 10 euro una birra. Va bene, va bene. No, no, aspetta, io preferisco open bar senza soldi. No, guarda che io se fossi un artista anch'io lo preferirei, perché 10 euro una birra è una presa per il Carlo, sono 2 anni che faccio questo. Che mi prendo 10 euro. No, io ho detto se fossi un artista, tu non lo sei. È giusto, sono una Ligabue. Ricordate, pure Ligabue ci denuncia. Ma secondo me stanno fischiando un po'. Pure Ligabue non vorrebbe essere me, cioè suonarsi da solo. Ma Ligabue non vorrebbe essere Ligabue. Ma non c'ho i soldi, quindi è normale, può essere te. Che sfiga! Quando sei sfigato? Quale? Quindi... Non avere soldi o sono le Ligabue? Quindi non avete purtroppo dato, perché no, in questo volevo venire ad ascoltare live. Ma a parte che ti invitiamo alle prove. Allora, ragazzi, a disposizione. Sicuramente. Se non vendete l'orario di lavoro. Che orario fai? Cazzo da fare. E se proprio non è che vai nell'ultima scelta, stai dicendo no, proprio nulla da fare. Vai, diamo l'indirizzo giusto. Io torno faccio tu non ce l'hai così. Torno da lavoro verso le 7:30.
posso venire già con i panni dalla U. Intanto pure Adriano viene vestito da Catari Frangente. Tu devi sapere, noi cosa fai nella vita, il cara di 800 euro? Faccio, sì, sto per strada sul guardrail. Talmente inutile che manca la scuola guida. Allora, caro, tu devi sapere, noi proviamo a Ponte Cagnano sulla terza corsia del. Guarda, dove sta Monica? No, Monica sta prima. Ma guarda che per me è più facile da raggiungere. Io ho una scappata. Ma tu come la conosci a Monica? Ah, ma Monica è quella brutta senza litigare. Esatto, quella che sicuro la vedi perché è troppo grossa. Bei gusti. Quella che nasconde il retro. Sì, sì, sì. Monica che ci ascolta. Ah, ok, ascolta Rigabuzzi. E Radio Baia. Sì, il famoso Campo delle Lucciole. Comunque, noi mandiamo la loro ultima canzone perché, detto bello papale, ci andiamo a fare un caffè. Bellissimo. Visto che la canzone è lunga. No, questa è la più breve. Uah, che cazzo. Allora, mandiamo. E te l'ho detto. Registrate quel cazzo di quarto. Sì, ma ce ne amo. Così potremmo a fare un'arte da 3-7. Ma nel frattempo. Dai, periodo natalizio 7.5. 7.5. Pocherino. Lago della Bilancia, se conosce i distinti. Questo è il Lego della Bilancia. Che era un fan. Ma sto senza occhiali, non ci vedo bene perché stavo lacrimando. Questo lo vedi? Lo vedi? Oddio, ha fatto un gesto in televisione. Ma sei villano? Ah, ok, lo so benissimo. Non è Telemugnano questo. Poi Mugnano TV. Siamo appaiato, cazzo! Telecapre! Nato poco a tenda, aspetta. Mi piaceva Telecapre. Ripassate a mezzanotte, ragazzi. 10 minuti, un bel film. Riconnettetevi a mezzanotte. E mandiamo Lago della Bilancia dei Destini. Destini Testini. Quelli lì in pratica. Stendini. Stesi. Alla ricerca costante del punto in cui lascerò cadere senza rimpianti le mie convinzioni, lascerò cadere senza rimorsi le mie inibizioni, lascerò cadere me. Lago della Bilancia, decide il punto che non c'è. Lago della Bilancia, punterà per ritrovarlo, farei di tutto senza.
davanti a me stesso, volgo lo sguardo al cielo chiedendomi quando imparerai il lago della bilancia. Cari ragazzi! Oh, a prima botta ha chiuso la porta. È già meglio di te. Va bene che ci voleva tanto. Ma dobbiamo suonare? I ragazzi, fatto, a grande richiesta, ci rifaranno, avete sentito bene, quarto, anzi, un pezzo di quarto, perché sappiamo che è una un'altra domanda su faccio il posto vestito. Non ti preoccupare, tanto non lo facciamo. Un attimo, Metro Rock ha un problema, domanda per i ragazzi. Visto che ascoltate anche prog, cosa ne pensate di Parsifal? Non... che è un disco. Disco... Domanda, sapete di chi è perché, Parsifal? Perché che palle? Nino da fuori si suggerisce che è sempre la stessa domanda che ci fa Francesca. Allora, sottensivamente non risponderemo. Perché, perfetto. Perché Parsifal questo... dei. Peppe? Dei V. No, no, dei V. No, non voglio dirlo. Dei V. C'ho tutti i vinili a casa. Pure io ce l'ho. Sei Paolo Pitta di Avellino, pure io ce l'ho, pure io ce l'ho, ce l'ho. Di mia madre li ho ereditati insieme a mamma di Pavarotti. che vale tantissimo. Buona, vale 80 euro, madre. Scherzate. E i Beatles 15, cioè quindi 8 serate di domenica. Quindi ragazzuoli, a grande ragazzi richiesta. Questa è per chi ce l'ha richiesta, grazie comunque, grazie.
esame di coscienza e ammettere i propri errori. Conta fino a 10 prima di sparare e il mondo sembrerà migliore. Era un po' di emozione. L'emozione sempre così, la prima un po' di defiance, cose, sai. No, no, non perché la state imparando sempre più. Perché prima era un'altra prova. Sì. Facciamo una prova in studio. Ovviamente il video l'abbiamo fatto prima perché era sbagliata. Smetti. Ah, avete zoomato qualche parte? No, no. Mancano 20 minuti. Ah, che ci mancano quei 20 minuti. Siamo scontato 25 minuti. Come passa veloce? Visto, questo è l'effetto destino intestino. Ci divertiamo, questo tempo, è effetto destino intestino. Il tempo. Sì, ma che cos'è? Effetto intestino. Cos'è il tempo? Il tempo tecnicamente non esiste. Tecnicamente il tempo. Tecnicamente. Però sono le 7, sono fatte. Si è fatta una certa. Ragazzi, noi dobbiamo salutare con qualche jingle particolare, avevamo detto, no, dovevamo creare un parapappo. No, non siamo uomini e donne. Radio Mugnaro. Bene anche qualcosa che lo insulti. Cioè, a noi sta bene anche qualcosa che lo insulti. Allora, facciamo un giro metal gridando. Ciao, fare un pezzo Domenico di Gabù a Domenico. Sì, ragazzi, fateci qualcosa di così improvvisato, dai. Un blues, esatto, un blues. Che ci fa, cioè, però che se vi dovete fare male, cioè, è una cosa veloce. Ok, quindi facciamo quarto posto. No, no, apposta per lui intera, cambiamo tutto il testo in 20 minuti di insulti. Cosa fantastica. Ah, quindi che state facendo? Non lo so, no, tu non devi fare niente. No, no, tu come non devi fare niente? Non lo devi fare il jingle. Ah, okay, okay, quindi inventa le parole. Ma non so se non... La radio è baiana, mi raccomando. Radio è baiana, ok. Ci sto. Radio Baiano, la tua radio preferita, la puoi ascoltare su www.radiobaiano.it. In questo momento mi hanno detto che ne sono quattro e non sapevo niente, proprio niente. Radio Baiano mi fa cagare. Radio Baiano vi voglio bene. Radio Baiano Domenico, Radio Baiano, Radio Baiano. Domenico vaffanculo. Bella. Salutiamo il quarto presentatore che non c'è. Alessandro. Eccomi, sono il nuovo io, non sono. Ma allora sono sempre tre, detto bene. Ciao Alessandro, benvenuto Alessandro, il nuovo presentatore di Radio. Questa la tagliamo. Te la mettiamo come sigla. Però darà al loop l'offesa rivolta a Domenico. Fa culo, fa culo, fa culo. Ci posso fare una base drum and bass?
vuole solo quello spezzone là, Domenico. Dopo questa cascata di minchiate. È stato il giorno più bello della mia vita. Anche il mio. Me lo ricorderò quando faccio la solita cosa di rimettere la canzone più bella. Me lo ricorderò. Ma no, 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 comunque, volevo tranquillizzare Domenico, non ti preoccupare, non dirò a nessuno che sei gay. Nessuno l'ha ascoltato. 150.000 ascoltatori. No, penso che l'abbiamo sputtato abbastanza per Liga 2, pure la dell'altro. Perché dopo Liga 2 essere che è un complimento. Con tutto il rispetto, non è per gay. Gay. Ma anche per Liga 2. Detto questo, purtroppo noi siamo giunti ai saluti, ragazzi. Dopo Ortuna. Dopo due ore molto sudate. due sudanti ore. Molte puzzolenti, e qui c'è un certo. Ci siamo bagnati, ovvero emozionati. La polizia, ecco, è arrivata. C'è un messaggio. Di Dino Masi, cacciate Domenico Pastore. Okay. Siamo le gruppi degli intestini. Intestini destini, chi sono? Scusate. Intestini destini e soprattutto no. Nino Masi. Cioè lui è uscito. È uscito. Ma stanno qua, perché scrivono su Facebook? Da notare che lui è uscito fuori apposta. Ci stanno aspettando sul divano le nostre gruppi. Destini, bellissimo. Al contrario. Ma ha capito il senso del gruppo, perché tu devi inceppare per leggere, capisci? Cambiando l'ordine degli attenti. Ritornando alla demo nostra. Però è un cacchio di cose. Ritornando alla demo nostra, ora lo diciamo perché questo qualcuno non si è accorto ancora. Che se fosse tu... messo adesso in radio, no? Noi abbiamo fatto questa demo che c'è la label attaccata sul CD che. Se la gira al contrario, sempre. È uguale, sempre destini. È come praticamente la scritta Illuminati. Esatto. Esatto. Così. Però non chiamateci Illuminati. Come la scritta oscura? Chiamiamo Fari spinto. Vai. Che è nel libro di Dan Brown, che sicuramente tu avrai letto. Che cosa hai letto? Bravissimo, detto questo purtroppo a malincuore, ma anche malincuore. Meno male, ma il pezzo che ci conduce alla chiusura del. Ah certo, potete fare questi quattro qua. Tra quelli che vuoi, quelli sono quello che cazzo vuoi. Quelli che vuoi, guarda, c'è tutta quella scelta. C'è tutta questa scelta. Sì, allora mettiamo un treno, sembrano un treno la per ci piace. Quarto. Ce lo rifate. Un brano che ci piace a tutti. Ci piace tanto. No, si ha insomma cose. Se non vabbè, è una confronta di Nambo la puoi mettere. No, non la possiamo. Proprio quella là non la puoi mettere. Non la possiamo mettere, purtroppo. Quella più interessante. Ah boh, e allora di quell'altro gruppo là, quelli bravi, come si chiama? Destini. Sceglietene una vostra per chiudere. Dai. Poco prima. Il lago della bilancia. Facciamo scegliere al pubblico. Poco prima. Forza gruppi, che bene. Ma due ore. Dai, poco prima è stata la prima, così che se è sintonizzato adesso la riascolta. Però ricordiamo che la potrà riascoltare con tutta l'intera puntata su YouTube e domani alle ore 12, se non mi sbaglio. Perché qua allora c'è una poltrona per due e mezzogiorno. No, domani alle 11. Non l'hanno fatta a Natale. Ma se l'hanno fatta nuovo, perché domani alle 11 siamo in televisione. Buhele. Domani alle 11 su www.radiobaiano.it andrà in onda replica di Metro Rock. Grazie Antonio. Con i destini intestini. Con gli intestini destini. Seguite Destini Intestini su Facebook, YouTube, Twitter, su qualsiasi tutto. Piattaforma. Ma soprattutto appena hanno un live, seguite in mezzo alla strada. Seguiteli e picchiateli appena lì. Ah, tu sei un destino intestino, ti picchio. Ma ormai il fan club di Ligabue ci segue. Adesso con i forconi e le torce. Li porterò a casa tua. Io che li conosco perché. E domani su YouTube ci saranno. Oltre che la replica della puntata, anche i video dei live che ci hanno fatto, che il nostro caro Gruppi Sbarretta Nino, Sbarretta Grassone, ci ha fatto. Ti vogliamo sempre bene. Viaggio Fausto. Viaggio Fausto Masi. Non viene, va bene, non fa niente. Ci ha fatto i live dei ragazzi, ci ha filmato i live dei ragazzi e saranno sul nostro canale YouTube, ovvero Radio Baiano. Condividete. L'hai detto prima, mai avuto tutte queste condivisioni. I ragazzi hanno un cazzo da fare, stanno solo davanti a Facebook tutto il tempo e quindi possono condividere. Ma guarda che esistono i cellulari, e quindi invece di fare cammini e poi mi sbaglio di faccia i pali. Non sai fare due cose contemporaneamente. Io no. Quindi sempre da Domenico. Quindi per ascoltare i destini da fermare. Fermare,
Vabbè, questo mandiamo, non ci ha ancora ascoltato. Mandiamo poco prima. Mandiamo poco prima, però la mandiamo adesso. No, poco prima. Noi ci salutiamo adesso. E ci salutiamo come perché dopo poco prima ci sarà il fischio del treno, la sigla e di nuovo il fischio del treno. Noi ci diamo appuntamento di Pink Floyd. Grande canzone di Pink Floyd. Ci sentiamo la settimana prossima con The Exploder Duo. Non so, ho detto bene. Mi è mancato la S con Exploder. E niente, chi si è visto si è visto, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao belli. Facebook. Ancora una volta. Il coraggio di abbandonare questo letto dovrebbe essere la dimostrazione della fiducia che ripongo in questo mondo. Ma oggi no. Oggi è diverso. I miei pensieri hanno cominciato a prendere forma in modo inatteso. Alzati. Mi osservano, mi comandano, mi giudicano. Guarda avanti. Mi intrappolo in un vortice senza fine. Rifletto. Cosa succederà? Di fronte ad un bivio. Davanti ad una scelta. Cosa farai domani? In preda ad una decisione da prendere. Non ti arrendere. Cosa cambierà? Come vorrei fermare il tempo nell'attimo non in cui la paura di andare avanti mi blocca. E poi? Come vorrei fermare il tempo? Poco prima. Dal tempo a fissare il momento dell'attimo che sarà, non tornerà, non tornerà mai. Sensazioni chiare.